Come redattore, come cronista di Primo Canale, ho vissuto diverse esperienze in momenti difficili per la nostra regione, in eventi alluvionali e situazioni di pericolo e di emergenza. Era una presenza costante sul territorio, quella dell'emittente, con contatto diretto con la gente, sia con appunto collegamenti in esterna, ma anche con la possibilità di intervenire e segnalare anche telefonicamente le situazioni difficili. Ora, come comunicatore per ARPAL, è chiaro che si cerca di dare un'informazione sempre più presente, anche utilizzando quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione, appunto come i social network, come la presenza costante in sala operativa nei momenti più difficili, delicati. Entrambi gli addetti alla comunicazione presenti, proprio perché non sono soltanto gli addetti alla protezione civile, presenti sul territorio ad essere interessati a questo tipo di informazione, ma ormai anche la popolazione tutta e tutti i cittadini. Ecco perché si usano e si pubblicizzano, tra virgolette, strumenti come l'utilizzo del radar o come appunto le immagini da satellite, per poter far capire al meglio quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere.